Problema numero 2 del file forza, problemi forze campo elettrostatici. Carica puntiforme Q di massa 4,4 grammi, si trova un centimetro sopra una lastra circolare qui vista di profilo. Raggio e carica della lastra valgono questi valori qua, quindi è una lastra positiva. La forza totale sulla carica vale 12 mN, è questa. Rivolta verso il basso. La carica Q è positiva o negativa perché analizza le forze e quanti nanocoulomb vale la carica Q. Questa è la lastra circolare, carica positivamente, e questa è la forza peso con cui la Terra, con la sua forza di gravità, attrae la carica Q. La forza peso la possiamo calcolare immediatamente, è mg, espresso in grammi, la massa. Il risultato quindi verrà espresso in millinewton. Se fossero stati chilogrammi, chilogrammi metro secondo quadrato sarebbero stati newton. Grammi è mille volte più piccolo, quindi il risultato è 43 millinewton. Ed ecco qua la forza peso, 43 millinewton. Se la forza totale è minore, è 12 millinewton, dove sono andati a finire quei 31 millinewton che mancano? Sono andati a finire che è colpa della forza elettrica. Infatti la forza elettrica evidentemente è rivolta in alto e riduce un pochino il peso della carica. Quindi la forza elettrica è rivolta in alto e vale la differenza tra 43 e 12 mN, quindi 31 mN. Apriamo una piccola parentesi: se per esempio la forza totale verso il basso valeva 50 mN, era il caso contrario, cioè 50 mN è più di 43 della forza peso, quindi i 7 mN in più che portano da 43 a 50 evidentemente sono dati dalla forza elettrica che in quel caso era rivolta in basso, cioè la forza elettrica andava ad aumentare il peso effettivo della carica. Qui invece la forza elettrica va a diminuire il peso effettivo che passa da 43 a 12 mN, quindi la forza elettrica ha diminuito il peso effettivo di 31 mN, la differenza tra questi due valori. È rivolta in alto, quindi è una forza repulsiva la forza elettrica, vuol dire che la lastra respinge la pallina, respinge la carica. Ma allora, se la lastra respinge la carica, vuol dire che hanno lo stesso segno. Siccome la lastra aveva segno positivo, ce lo diceva il testo del problema, allora anche la carica ha segno positivo. E abbiamo risposto quindi alla prima domanda. Qual è la carica? Che segno è la carica della pallina? È positiva, come la lastra. Qui è rappresentata la situazione attraverso l'interazione della carica, che ora sappiamo che è positiva, quindi Q+, con il campo elettrico della lastra. Attenzione, questa freccia verde non è il campo elettrico della carica Q, cioè della pallina, è il campo elettrico della lastra, generato dalla lastra nel punto dove si trova la pallina. È un campo elettrico che va verso l'alto, perché la lastra è di carica, di segno di carica positiva. Se la lastra fosse stata carica negativamente, questo campo elettrico andava verso il basso. Infine, la carica elettrica, la pallina, interagisce con il campo elettrico della lastra e da questa interazione, che si chiama tecnicamente accoppiamento tra la carica e il campo elettrico della lastra, nasce la forza elettrica. Siccome la pallina ha una carica positiva, la forza elettrica nasce verso l'alto, cioè nello stesso verso del campo elettrico. Se la pallina avesse avuto una carica negativa, la forza elettrica nasceva nel verso contrario rispetto al campo elettrico. Proprio l'interazione tra la carica Q piccolo e il campo elettrico, che fa nascere la forza, ci fa trovare quanta è la carica della pallina. Questa infatti è la formula dell'interazione, per cui la pallina interagisce con il campo elettrico della lastra e da questo accoppiamento nasce la forza elettrica. Siccome la forza elettrica la conosciamo, sono 31 mN, e il campo elettrico lo possiamo conoscere, il campo elettrico della lastra, allora da qui troveremo con la formula inversa la nostra incognita, che è la carica della pallina, FE fratto il campo elettrico. Vediamo come si trova il campo elettrico della lastra. Sappiamo che il campo elettrico della lastra si calcola con questa formula, 2π greco K0, la costante dell'elettrostatica nel vuoto, per la densità di carica superficiale sigma della lastra.
Però prima di applicare questa formula noi dobbiamo sempre porci il problema, la domanda, se questa formula è applicabile, perché questa non è una formula esatta, è una formula approssimativa. Sappiamo che vale soltanto a breve distanza dalla lastra, cioè quando noi calcoliamo il campo elettrico della lastra a una distanza molto piccola. Che vuol dire molto piccola? In questo caso è 1 centimetro, è la distanza fra la lastra e la pallina. 1 centimetro è molto piccolo? Dipende, perché molto piccolo vuol dire una distanza molto minore del raggio della lastra circolare. Il raggio di questa lastra è 150 centimetri, 1 centimetro è molto piccolo rispetto a 150 centimetri. Quindi sì, dobbiamo sempre porci il problema, il dubbio che questa formula sia applicabile oppure no, ogni volta che abbiamo o una lastra o un filo elettricamente carico, perché queste formule sono approssimate. Qui abbiamo visto che la possiamo usare. Volendo, potevamo usare anche quest'altra che è equivalente, infatti basta sostituire alla costante K0 l'altra costante 1 su 4 pi greco epsilon 0 e ottenevamo sigma, la densità di carica superficiale della lastra, diviso 2 epsilon 0. Calcoliamoci questa densità di carica superficiale, perché noi abbiamo sia la carica della lastra, 70 microcoulomb, che l'area della lastra. Infatti la lastra è un cerchio di area pi greco r alla seconda. Facendo il calcolo, la densità di carica superficiale della lastra, sigma, viene 9,90 microcoulomb al metro quadrato. Vuol dire che su ogni metro quadrato di lastra, su ciascun metro quadrato, ci sono 9,90 microcoulomb, che è un valore ragionevole, perché microcoulomb ci può stare 10 microcoulomb su una lastra, per ogni metro quadrato d'area. Ricordiamo che se avessimo trovato per esempio 10 coulomb, 10 coulomb per metro quadrato non era ragionevole, perché 10 coulomb è impossibile riuscire a sistemarli su un oggetto in pratica. Dunque, torniamo al calcolo del nostro campo elettrico generato dalla lastra, che poi andremo a sostituire qua per trovare la carica della pallina. Continuiamo con questa formula, 2π greco, K0, e volendo potevamo anche fare il calcolo in modo leggermente diverso, sostituendo sigma con questa formula qua, quindi la carica della lastra diviso la sua area. In questo modo poteva semplificarsi π greco. Quindi continuiamo da qui, 2. Poi questa è K0, la costante dell'elettrostatica, poi Q, la carica della lastra, Q grande, 70 microcoulomb e il raggio al quadrato della lastra. Il risultato di questo campo elettrico della lastra è 560 per 10 alla quinta newton su coulomb, che è un valore molto grande, quindi è un campo elettrico intenso. Dal punto di vista intuitivo, che cosa significa questo valore? Che se noi mettessimo una carica di un coulomb qua, quindi Q piccola fosse 1 coulomb, subirebbe una forza elettrica, questa freccia rossa, di 560.000 newton. Dire che io qui ci metto 1 coulomb di carica al posto della pallina non è ragionevole, l'abbiamo detto poco fa, 1 coulomb è troppo grande. È più ragionevole immaginare la situazione così: metto una carica qui al posto della pallina di 1 nanocoulomb e subirà 560.000 nanonewton. Comunque, siamo arrivati al calcolo del campo elettrico. Il campo elettrico ci serviva per sostituirlo qua, infatti ecco qui la sostituzione. La forza elettrica l'avevamo già calcolata all'inizio, sapevamo che era 31 milli, cioè 10 alla meno 3 newton. Il risultato finale di questo calcolo, cioè la carica della pallina, è 5,6 per 10 alla meno 8 coulomb. Oppure anche 56 nanocoulomb, ricordando che nano vuol dire 10 alla meno 9, quindi 1 miliardesimo, valore ragionevole, perché sappiamo che piccoli oggetti elettrizzati, carichi negli esperimenti di laboratorio, valgono come carica tra il nanocoulomb e il microcoulomb, quindi tra 10 alla meno 9 e 10 alla meno 6 coulomb. Qui siamo a un valore ragionevole, 56 nanocoulomb. Come ultima osservazione, ricordiamo che questa formula approssimativa del campo elettrico di una lastra non dipende dalla distanza, infatti non compare la distanza in questa formula, quindi vuol dire che se anche noi ci allontanassimo dalla lastra, per esempio 2 centimetri, 3 centimetri, questo campo elettrico non diminuisce, rimane costante. Naturalmente si tratta
di una cosa che è valida soltanto se noi rimaniamo a breve distanza dalla lastra, cioè rimaniamo sempre nell'approssimazione di pochi centimetri rispetto al raggio. Per esempio, ecco, fino a 2, 3, 4 centimetri possiamo ritenere valida questa approssimazione e quindi che il campo elettrico della lastra non cali di intensità. È chiaro che se noi andiamo fuori da questo vincolo, diciamo da questo limite di approssimazione, allora la cosa non è più vera. Non è che posso andare a 1 metro, 2 metri, 10 metri di distanza dalla lastra, perché a quelle distanze il campo elettrico cala e come. E questa formula qui non è più valida.